Bene, partiamo. Perché? Partiamo dal passato. Ho spaccato. Dico, ti ricagli un po'. Perché ho spaccato per colpa sua è abbastanza complessa come cosa. Ho spaccato con gli After Hours nel 2001. In realtà per colpa mia, non per colpa sua, perché volevo fare altre cose nella mia vita, essenzialmente, e quindi volevo spazio e tempo per me stesso, per la mia musica, e per la mia vita, per i miei progetti, diciamo anche non musicali. Chi sudo davanti a tutti da solo. Davanti a tutti da solo. Allora, in realtà io sudo tanto e comunque, e lo vedrete anche stasera, perché sono un gran sudatore. Quindi, davanti a tutti o da solo, non cambia niente, è sempre uguale il mio modo di sudare. Io suono sempre senza un domani, cioè cerco di muovermi nel presente e cercando di esserci completamente in quello che faccio. Quindi nel caso del suonare, per me è proprio l'atto principale è esserci in quello che sto facendo. Quindi il domani in realtà non è così importante. Cosa ho scordato più spesso? Probabilmente delle attrezzature che riguardano il mio set quando vado in giro a suonare. Cosa ho scordato quasi mai? È il mio strumento principale che suono, che è il Maimeta, che è questo cordofono che suonerò anche questa sera. Quando abbandonerò? In realtà questa è una cosa che non mi torna, nel senso che io non abbandono mai le persone che stanno con me, in particolare le persone che amo, la mia famiglia, e quindi credo e spero che questa cosa non accada mai nella vita. Dove faccio saltare i nervi? Senza accorgermi. Credo che probabilmente questo possa accadere più volte a casa mia. Quindi dove interagendo con le persone che amo, con le quali sto vicino, delle volte senza accorgermi faccio saltare i nervi. Quindi il luogo dove è a casa mia.